Oh, fancallo del Semora, a mia moglie sono due giorni che gli ho detto famo il cambio di stagione, famo il cambio di stagione. Per le scarpe posso capire se perse le chiavi dalla cantina. E vabbè, ho fatto rifare. No, la cantina, ho fatto rifare la chiave. I vestiti secondo me aspetta che mi succeda qualche cosa, perché non si spiega. Ma non riesco a trovare una maglietta che è mai venuta. Io penso che sono l'unico a Roma che c'ha le maniche lunghe, tranne questi due da dietro, non c'ha una pelliccia e lui c'ha lo smanicato. Infatti mo tra un po' vengono addosso, su un cambio, su un vestito. Ma guarda come cazzo un grasso a sapere sembra. Se scorre! E andiamo! E andiamo per l'ora di pranzo, arrivo! C'è da ridere, eh? Ma io sono allegro perché lo sai che c'è? Sto a notare che a quest'ora, a prescindere dal traffico, quello che c'è, quello che non c'è, tanto non cambierà mai. Però senti, senti la campagna, senti che vuoi mettere al lavoro che arrivi e 10, fate conto, mo adesso, eccola, ho parlato troppo adesso. E però bello ossigenato, o andare, che ne so, al lavoro per passi del corso Francia. Ma non c'è paragone, non regge proprio il confronto, no? Allora una mattina, visto quando si alza, sta proprio, sta impicciato, abbassa un attimo perché... La mattina uno sta impicciato con i pensieri fisicamente, tu la mattina uno si alza, si lava, esci di casa, sembra che stai sveglio, dopo i primi tre passi ti ripiana biocco che non finisce più, almeno a me, eh. Però quando vado a lavorare in moto, che succede? Che vado al garage, metto in moto, mi vesto da motociclista, mi metto il casco, parto, vado in moto, guido moto, vado e quindi stai sveglissimo perché l'aria, no? Casco, apri un pochetto, no? L'aria ti sveglia, stai, vedi, ti muovi perché non, andare in moto non è una cosa statica, no? Il problema è quando me levo il casco. Io non lo so se pure all'altri succede così. Arrivo in ufficio, vado, parcheggio, me levo il casco e il momento stesso che mi sfilo il casco ridivento come il momento prima di montarsi la moto. Mi viene a biocco che non finisce. Cioè, praticamente il casco che fa? Trattiene il sonno. Trattiene il sonno. Mo c'è il sole contro, non sai niente. Trattiene il sonno. E a me mi fa sta cosa. E allora dal garage al sesto piano, quando arrivo i colleghi dicevo, oh, e levati il cuscino dalla faccia, com'è che ancora dormi? Ma che sei venuto in macchina? No, sono venuto in moto. E dovresti sta sveglio. Lo so, dovresti sta sveglio. Io, a me il casco mi ha fatto da tampone, ma che devo fare? Non c'è niente da fare. È una cosa strana, una cosa strana. Ci piace tanto sta città, caput de mundi. Caput de mondi, capitale del mondo, ma guarda sta cazzo di telecamera come mi... Ti giuro, so più bello di così. Comunque. Caput de mondi, capito? Da quant'è che stiamo a parlare? Con tutte le volte che ho spenta, pensa, ero arrivato al mare. Al mare. Sto a metà strada. Sono le 9:13. Pensa. L'altro giorno hanno rifatto l'asfalto sotto casa mia. Hanno rifatto tutta quanta la strada, un'operazione del mese esatto per fare 3 metri di careggiata. Cioè si sono impegnati, capito? Camion, catrame, operai, capito? Cioè vanno a casa, toccava proprio... Io avevo proposto proprio un collegamento di carugole dal barcone di casa alla macchina, che uno si tirava su, capito? Non si poteva più passare, non si poteva parcheggiare, vabbè, una tragedia, comunque hanno rifatto il manto stradale.
bello, bello, sono sceso, ho detto, vedi, pure sotto casa mia c'abbiamo la strada. Ma sì, erighe bianche, bianche bianche, bello, devo dire, bello, bello. Mi ricordo che era, eh sì, perché era il giorno del lunedì. Martedì, il giorno dopo, è venuto giù il diluvio. Il diluvio. Mercoledì era andata via tutta la strada. La strada, no, l'acqua. Era andata via l'acqua. E c'era sulla nuova pavimentazione una buca. Così, mo adesso, così. Mo dico io, no? Un mese per rifà una strada, piove una volta e una buca così il giorno dopo. Se uno ci casca col motorino, non te fai male. Non te ritrovano proprio. Hai capito come sono le buche a Roma? È così, capito? Dice che forse adesso rifanno. mi viene da dire. So fare una colletta per comprarmi l'elicottero, ma a me mi viene da dire. Siamo troppo forti, siamo troppo.